Coach Righi, intanto complimenti per la vittoria. Come ho detto a tutti gli intervistati di oggi, non sono bastati 40 minuti per decretare una delle due squadre per chi portasse i 2 punti a casa. Alla fine, negli ultimi 5 minuti, siete subito partiti fortissimo e poi c'è stata di nuovo una fiammata di Moncalieri che ha provato a tenere il passo, ma oggettivamente avete meritato la vittoria. Ti chiedo un piccolo commento sul match, sulle tue giocatrici, se vuoi chiaramente lasciare un messaggio a qualcuna delle tue atlete, questo è il posto per farlo. Sapevamo che questo era un campo difficilissimo perché venire a giocare qua sappiamo quanto è complicato. È un po' come quando noi giochiamo in casa, sappiamo quanto il fattore campo sia importante. Quindi è stata una battaglia, come abbiamo detto, anche durata più di 40 minuti. Sono stato molto contento della mia squadra perché sono state molto brave a gestire i finali di partita, cosa che avevamo avuto difficoltà invece nelle scorse gare, quindi assolutamente un grande passo in avanti in questo. Ogni volta il bicchiere, io lo vedo, anzi in questo caso qua lo vedo sicuramente mezzo pieno perché una vittoria in trasferta su campo è molto importante, se devo trovare qualcosa da migliorare tutto sicuramente è cercare di, nel momento in cui fai dei parziali, di riuscire a chiudere la partita, perché abbiamo avuto due volte l'occasione di, se andate avanti, l'occasione di chiuderla, non l'abbiamo mai fatta. Bravissima Moncalieri a rientrare, non mollare mai, davvero squadra davvero arcigna e tosta, e noi dobbiamo essere più bravi in questo. Comunque, complimenti alla squadra perché sapevamo quanto fosse importante questa partita, sapevamo quanto fosse importante dare continuità alla vittoria che avevamo avuto con Carugate, che ci ha dato sicuramente morale e fiducia, e abbiamo ottenuto quindi i 2 punti. Noi coach vi facciamo chiaramente un in bocca al lupo per il proseguo del campionato e come sempre a voi vi auguriamo buon viaggio perché vi tocca farne uno sempre lungo. Grazie, un grande in bocca al lupo anche a voi. Grazie coach.